e adesso faremo degli approfondimenti tecnici, però volevamo ringraziare ulteriormente questa splendida città dalla lunga ed articolata storia che ci ha ospitato, una città che è uno scrigno di arte, di attrazioni, di tantissime cose da vedere, da visitare, e lo vediamo insieme attraverso un video. Prego Paolo. Natura, storia, qualsiasi cosa viene racchiusa in questo grande scrigno che è il territorio che fa capo alla città di Pisa, e quindi noi ancora una volta siamo onorati di essere stati ospitati qui a Pisa per dare inizio a questo progetto Italia Spirit of Le Mans. Non sono finiti i momenti solenni per quanto riguarda la città di Pisa, ne abbiamo ancora uno, perché il signor Cesarotti, il presidente del premio Guerriero Pisano, non ha consegnato tutto in Piazza dei Miracoli, ha soltanto consegnato il tributo principale, il premio, a Roberto La Corte, ma adesso c'è la bandiera del Guerriero Pisano. Prego, signor Cesarotti, consegniamo al team anche quest'altro importantissimo riconoscimento. Qualcosa di unico oggi ci ha atteso, le posso, ecco, faccio anche da velina, via. Qualcosa di unico ci ha atteso certo da più volte a forte, ha atteso Roberto La Corte, Giorgio Maggiotto, Andrea Velitti e Raimondo Amadio, il team principal. Guardate, come me non è di questa città, forse può capire soltanto relativamente il significato di questa consegna, può capire soltanto relativamente il significato di questo stendardo di cui naturalmente si fregia Roberto La Corte. Signor Cesarotti, prego, mettiamoci qui. Allora, avete tributato questo importante riconoscimento per la lungimiranza sportiva ed imprenditoriale di Roberto La Corte e di tutto il team. Non finisce qui, perché avete fatto questa cosa in maniera un po' straordinaria. Sì, il nostro premio si svolge praticamente a Marina di Pisa l'ultimo venerdì del mese di luglio, però in questo caso abbiamo dovuto anticipare, perché la vostra gara è a giugno, però noi vorremmo, quando voi tornate, comunque vada,
vorremmo che voi veniste sul mare con noi quando facciamo questa grande manifestazione, perché poi facciamo anche una rievocazione storica, insomma, è una cosa molto bella. E allora ci farebbe molto piacere se ritornate con noi in quella serata, dove noi vi daremo un ulteriore riconoscimento, l'abbiamo già anche pensato. Io vi ringrazio, a voi ringrazio, perché per me è stato un grande onore anche darvi la bandiera, e questa bandiera io spero che la porti anche quando vai in mare. Io vi ringrazio. Buonasera. Grazie a lei, all'intera giuria del Teatro Guerriero Pisano. C'è poco di pure in platea, perché noi continuiamo perché Road to Le Mans, come abbiamo detto, è un progetto che è partito alcuni anni fa, e durante queste tappe sono stati immortalati dei momenti, sono state delle tappe importanti, delle tappe impegnative, delle tappe che hanno segnato grandissime gioie, delle tappe anche che hanno segnato momenti di riflessione, momenti quando c'è bisogno di dire occorre nuovamente mettersi al lavoro. Di tutto questo è stato realizzato un film che sarà disponibile già nelle prossime settimane. Oggi noi vi facciamo vedere soltanto una piccola anteprima, viviamola insieme. Chosen few can make the journey. It takes courage. It takes passion. It takes faith. Chosen one. It takes passion.
takes faith, but above all, it takes the will to win. Informiamo i colleghi della stampa e i colleghi giornalisti che ringraziamo ancora una volta per la loro presenza, sono rappresentate tutte le testate nazionali, nonché anche le testate locali, e anche se oggi molti sono in sciopero ci hanno fatto la cortesia di essere in contatto con noi anche i corrispondenti delle agenzie stampa. In particolare anche un ringraziamento all'Automobile Club di Pisa, che è qui presente con la sua direzione, e anche un ringraziamento alla Federazione, all'Automobile Club d'Italia, per la quale è presente qui il coordinatore della comunicazione Luca Bartolini. Quindi la stampa fortunatamente è rappresentata in toto ed ha rivolto a questa iniziativa l'attenzione che meritava un progetto così lungimirante. Io inizio da Raimondo Amadio, poi naturalmente tutti i presenti, tutte le parti naturalmente saranno molto liete di rispondere a tutte le domande, a esaudire qualsiasi approfondimento tecnico anche di carattere agonistico. Inizio da Raimondo Amadio perché qui si è concretizzato un sogno, come voi avete più volte detto, avete più volte ripetuto. Per quanto riguarda Villorba Corse in particolare, continua un lavoro professionale che è cresciuto attraverso gli anni, attraverso tante vittorie, attraverso il desiderio sempre di mettersi in discussione. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per essere intervenuti. Sicuramente è un momento molto emozionante per noi tutti, per me e anche per i piloti che sono qui a fianco a me, anche per i ragazzi che avete visto prima. Come Rosario ha detto giustamente, effettivamente questo è un punto di arrivo e un punto di partenza. Il punto di arrivo è un sogno rincorso per 20 anni, perché tutte le squadre di tutto il mondo vogliono andare a correre alla mano, quanto è la gara in assoluto, cioè la gara, non esiste nessun'altra manifestazione a un livello così alto in quello che è l'automobilismo sportivo internazionale. Un percorso che è durato 20 anni, un percorso che sicuramente ha avuto un ottimo trend di crescita, che parte molto da lontano e che si incontra e si incrocia negli ultimi 3 o 4 anni con Roberto e con Giorgio per condividere insomma questo obiettivo comune che ci vede adesso finalmente via. È una sfida, oserei dire, infinita per dimensione, perché sicuramente rappresenta un grande salto tecnico per noi e rappresenta anche un grandissimo salto sportivo, però stiamo appunto capitalizzando tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi anni e stiamo cercando di mettere a frutto tutta l'esperienza che abbiamo e cercando di capire anche da tutto quello che ci gira intorno, dalle preziosissime partnership che abbiamo, da dare in primis quello che c'è di buono e quello che ci servirà per poter essere al via di questo evento, per poter anche cercare di dire la nostra e quantomeno dare un segno, un segnale a questo sogno, che poi da qui apro un'altra parentesi che speriamo e mi auguro possa proseguire e comunque possa partire da questo livello e crescere. Grazie Raimondo. Si cerca di Villorba Corse. Roberto La Corte, hai voluto che questo momento fosse vissuto nella tua città, la tua città che ti ha dato tanto sportivamente, professionalmente, non solo nello sport motoristico, ma abbiamo appena ascoltato che sei molto bravo anche in altri tipi di sport, soprattutto nella vela. Però sei partito, come si dice nella vita, per tappe, quindi è già da qualche anno che tu pensavi a questo e quindi hai cominciato subito a scegliere i partner, hai cominciato a mettere insieme i tasselli che oggi hanno portato alla realizzazione di questo Italia Spirit of Le Mans. Sì, è stato un crescendo di un progetto che parte da molto lontano. Per questo progetto, durante questa strada, percorrendo questa strada, ho incontrato persone fantastiche che hanno sposato la mia idea, ma non è che hanno sposato la mia idea, avevano la stessa idea, ci siamo messi insieme, fondamentalmente Giorgio mi è stato accanto sin dall'inizio come coach, poi sono diventati in realtà colleghi, piloti sulla stessa macchina, e poi siamo arrivati a Raimondo probabilmente non aspettava altro che trovare noi due con un'idea molto ben chiara, e così poi è arrivato Andrea che ha completato tutto questo progetto. Credo che ci siano elementi importanti, fondamentali e giusti per poter fare un buon lavoro.
la responsabilità di essere qua è forte, perché significa che devo portare bene quello che oggi qua celebriamo. Celebriamo questa conquista, già una conquista abbiamo fatto, siamo stati accettati dalla Poi Club West a partecipare alla gara più importante al mondo. Tanto per darvi un'idea, sono 60 vetture, 60 le migliori vetture suddivise in 4 categorie, le più importanti al mondo, 300.000 persone presenti durante questo evento. È un evento che va al di là dell'atto sportivo, è un evento che parla di passione, di cuore. Non bisogna essere solamente dei piloti bravi e veloci, ma bisogna metterci veramente tantissimo cuore, perché anche mi è stato chiesto quale pronostico, cosa si pensa di fare. Alle mani non si fanno pronostici, alle mani ci si va col cuore, ci si va con tanta passione, con tanto lavoro, e l'obiettivo più importante è fare un buon lavoro, vivere fuori forse qualche cosa di interessante. Quello che posso dire è che fino adesso abbiamo fatto un gran lavoro, a partire dai partner. Stava facendo, è venuto fuori una cosa che non mi aspettavo di riuscire a fare, cioè portare non solamente Pisa ma tutta l'Italia. Strano che poi durante questo percorso anche l'ingegner Dall'Aria è venuto in mente di riconfrontarsi a livello più importante nell'ambito dell'endurance con le altre case costruttrici che sono importanti, come possono essere Oreca, la Ligier, che hanno una tradizione fortissima. Niente di meglio che andare con Dall'Aria. Dall'Aria è l'eccellenza nel mondo del motorsport, è italiana, ha fatto sempre veramente delle gran belle macchine. Vi dico subito che l'abbiamo già provata e vi dico subito che montare su Dall'Aria e guidarla dà una sensazione fantastica. È quasi più semplice di guidare questa macchina qui rispetto a quello dello scorso anno, dove ci parlano quasi 200 cavalli, e quindi questa è la ricetta. Credo che abbiamo in mano dei buoni numeri, dei buoni elementi per fare un buon lavoro. Questa è l'unica cosa che possiamo fare lavoro con la testa, con tantissimo cuore. Ma tra i partner ci sono anche persone che non sono stati, come si dice brutalmente, sponsor, no? Che noi abbiamo bandito letteralmente dalle nostre bocche, perché non sono assolutamente sponsor, sono veramente amici partner che sono saliti a bordo con noi, come la Forti Holding, come Dell'Italia, come Mazzante Automobili, che si sono avvicinati a noi, credetemi, non sugli spazi pubblicitari, su quanto si espone, ma sul fatto che li batteva il cuore nella stessa maniera con la quale batte dentro di noi, e quindi ce li sentiamo a bordo. Quindi abbiamo fatto un team che va al di là di ogni questione che è al di fuori del cuore. Niente, quindi da questo punto noi siamo già, cioè, da oggi è tutto un continuo. Vi dico subito che la macchina è andata via a Monza. Lunedì siamo a fare il sedile, a fare tutto per farci, perché martedì mattina siamo in pista fino alla notte, torneremo anche di notte per fare i test notturni, e martedì anche. Quindi i prossimi giorni faremo 900 km, sono previsti, se tutto va bene. E questo è il primo vero test importante, perché già ai test collettivi dell'European Le Mans Series non si scherza, perché tutti vogliono far vedere quello che sanno fare e si vogliono migliorare. Sarà un confronto molto importante, perché sono tutte macchine nuove, ci presenteremo tutti quanti con la macchina nuova, quindi sarà molto bello lunedì sera capire quali sono gli obiettivi. Io posso dire solamente che sono veramente molto contento di quello che abbiamo fatto fino ad ora, sono veramente felice di aver impostato tutto il programma e aver trovato tutte queste persone che ho accanto, perché mi sento veramente protetto e proprio accompagnato in quello che volevo fare da dei cuori fantastici. Molto più chiara rispetto alle sue parole, anche se è un discorso molto molto preciso, però traspare naturalmente la sua grande contentezza, la sua grande emozione nell'aver concretizzato questo sogno insieme a tutta Cetilar Villorba Corse. Vedevo anche il collega Villani, lo speaker ufficiale della 24 ore di Le Mans, che abbiamo il piacere e l'onore di avere tra noi, che annuiva prima, quindi anche l'interesse dell'evento stesso è molto vivo rispetto a questo momento. Giorgio Sernagiotto,
qui adesso si fa sul serio, e allora tu soprattutto che sei una persona molto simpatica alla quale piace sempre scherzare, ora l'emozione sale un attimo, soprattutto davanti a una platea come questa, in un contesto come questo, adesso si tocca anche scendere in pista. Sì, gli abbiamo detto un sacco di cose, un sacco di chiacchiere, quindi tutti aspettano il cronometro martedì, anch'io in realtà, e quindi vediamo un attimo cosa viene fuori. Io volevo aggiungere solo una cosa a quello che ha detto Roberto, che abbiamo iniziato questo progetto nel 2010, in realtà io e lui, anche se realmente è nato nel 2012. E quando lui nel 2012 appunto mi ha detto: sai Giorgio, io vorrei arrivare alle 24 ore di Le Mans, non vi nascondo che mi è scappata un po' la risata, perché anche io, sì, anch'io vorrei uscire con Claudia Schiffer, però insomma è abbastanza difficile. E quello che veramente mi ha sorpreso, il fatto poi che siamo qui, è che lui ci crede talmente tanto che poi ti contagia, e viceversa cosa succede? Che poi noi ci crediamo e ci impegniamo al 150%, ed è questo secondo me la forza di Roberto, che ha poi trasmesso a me, alla squadra, ad Andrea e a tutti i ragazzi che hanno permesso di arrivare fino a qui. Ed è veramente quello che effettivamente possiamo dare in più delle altre squadre. E forse questo è anche un filo di italianità che noi abbiamo a confronto di tanti francesi, inglesi, americani che ci troveremo contro la 24 ore di Le Mans. 24 ore di Le Mans, e poi concludo, perché sicuramente avete un sacco di domande da farci, è una gara difficilissima, quindi non si possono fare pronostici. Molto sinceramente, noi andiamo lì con i piedi per terra, sappiamo che sarà super difficile, e da un punto di vista della competitività gli altri sono super forti. Noi sappiamo di avere una base tecnica molto solida, abbiamo Andrea che a livello di esperienza è straordinario, l'abbiamo voluto a tutti i costi, però non vogliamo farci nessuna lusinga, vogliamo semplicemente andare lì e goderci questo momento totalmente, come ci siamo goduti tutto questo percorso di avvicinamento a questa gara così importante. Io mi auguro che tutti voi ci seguiate, perché sapete che noi andremo lì pieni di emozione, pieni di voglia di far bene, e veramente vi porteremo tutti un po' all'interno del nostro abitacolo, quindi in un 0,1% tutti quanti ci sarete insieme a noi. Grazie, ci rendiamo conto man mano che parlano i componenti di Cetilar Villorba Corse che c'è tanta motivazione, però assolutamente c'è la consapevolezza dell'impegno agonistico, dell'impegno sportivo che li attende tutti i componenti di Italia Spirit of Le Mans. Chi sa veramente di cosa stiamo parlando, chi lo ha vissuto in prima persona, tra l'altro traendone anche di importanti successi, è proprio Andrea Velicchi. E su questo l'elemento complementare scelto dal team per sbarcare alle mani, per andare ad affrontare questa 24 ore francese celebre nel mondo. Andrea, ci sarà, come dicevamo prima, da parte tua un grande apporto d'esperienza, un grande apporto di professionalità, però una cosa di base sicuramente tu la troverai: la professionalità del team e il cuore dei tuoi compagni di macchina. Certo, intanto sì, parto da una posizione di vantaggio rispetto a loro, però cercherò di fare del mio meglio di mettere la mia esperienza di questa gara nelle loro mani. È una gara difficilissima, ci sono tante componenti che devono combaciare, deve andare tutto bene. Devo dire, abbiamo cominciato a settembre, mi hanno chiamato a settembre e penso che ho impiegato un minuto a dire sì a Giorgio che mi illustrava il programma, anzi probabilmente non è neanche finito di illustrarmelo, avevo già detto di sì quando si incomincia. Abbiamo cominciato a settembre e abbiamo fatto tutti i passi nella maniera per me corretta, cioè c'è tanto impegno, Roberto ha un'energia pazzesca e travolgente, ed è l'energia giusta quella che serve per andare ad affrontare al meglio questo tipo di gara. Poi come dicevano gli altri, sappiamo che è una cosa difficilissima, andiamo contro i migliori del mondo, però credo che abbiamo tutte le credenziali e le qualità per ben figurare. Grazie. Poche parole, quelle di Andrea Velicchi, che però hanno delineato immediatamente in maniera molto precisa qual è il quadro agonistico, sportivo e tecnico di una gara impegnativa come la 24 ore di Le Mans.
il partner fondamentale, quella che sarà la regina delle scene, ovvero la Dallara in configurazione LMP2. Vorrei pregare l'ingegner Giampaolo Dallara di raggiungermi, se può, ingegnere, possiamo abusare ancora un po' della sua gentilezza, della sua grande disponibilità. Ci fosse l'ingegner Pignac, che è il vero padre della vettura. Accogliamo, ecco, l'applauso caloroso è stabilito in maniera naturale. Buonasera ingegnere, ben arrivato, è un vero piacere averla qui. E entrambi siete venuti perché questa nuova vettura adesso prende il via. La vostra azienda, che è sinonimo di vittoria, sinonimo di grandissimo livello tecnico nel mondo, non ha mai dato nulla per scontato, forse è per questo che vi continuate a distinguere. Sì, prima però, ecco, quando ha steso la bandiera, ho avuto come un flash. Tenga più vicino per favore. Capita abbastanza spesso che il pilota vincente sale sul podio con la bandiera tricolore sulle spalle, o francese, o eccetera. Ecco, così, davanti mi è sembrato di vederlo col tricolore sulle spalle, sul podio, e sventolare la bandiera. Per noi è una sfida molto importante, poi Pignac vi parlerà di altri tempi. Una sfida importante perché nella maggior parte delle categorie sono diventate praticamente monomarca, noi siamo impegnati a fare delle vetture solide, a farle affidabili, a dare ai team che corrono delle buone informazioni, ma qui la partita è diversa perché veramente ci troviamo dopo tanto tempo, perché è un po' di tempo che non ci troviamo in competizione diretta con altri costruttori, a giocare una partita nuova. E per noi è importante che ci fosse un'organizzazione seria, di persone serie dal punto di vista tecnico, serie dal punto di vista anche come piloti, delle persone che sono consapevoli che in gare come 24 ore di Le Mans non vale la pena fare l'expire tempo sul giro, ma occorre invece essere veloci senza esagerare, rispettando la vettura. Così, quindi è una bella sfida e ci sentiamo veramente e assolutamente impegnati a cercare di portare a casa il risultato. Grazie, ingegnere Dallara. Come ha appena detto lei, ecco, il papà della vettura, colui che l'ha progettata, ne ha approfondito tutti gli aspetti tecnici. E beh, allora approfittiamo della sua presenza per conoscere meglio questa P217. Intanto è una vettura LMP2, quindi alle mani ci sono più categorie, non potremo vincere a meno di miracoli incredibili la gara assoluta, però speriamo di comportarci bene nella categoria LMP2. Le altre categorie importanti sono la LMP1 ibrida, con quest'anno soltanto Toyota e Porsche, e la LMP1 dove ci sarà soltanto una vettura, e lì siamo sicuri che saremo migliori di questa LMP1. Detto questo, noi abbiamo fatto una vettura su vari regolamenti, però abbiamo messo dentro questa vettura tutto quello che sappiamo e che abbiamo imparato nel corso degli anni facendo tutte le altre vetture che noi facciamo, quindi soprattutto le monoposto, l'Indianapolis, le GP2, le Formula 3, tutte le vetture che corrono nel mondo. E innanzitutto abbiamo cercato di fare una vettura sicura, perché per noi la sicurezza è la cosa più importante. E poi abbiamo cercato di fare una vettura che fosse facile da guidare da piloti professionisti, ma anche da piloti che non sono professionisti, come Roberto. E penso che lì siamo riusciti a fare un buon lavoro. Per fare questo abbiamo usato il nostro simulatore, che è un'attrezzatura all'avanguardia, che ci ha permesso di provare la macchina ancora prima che fosse fatto un singolo bullone della macchina stessa, perché avevamo un pilota come Max Angelelli che ha iniziato a guidare la macchina più o meno un anno prima che la macchina andasse in pista. La macchina secondo noi va fortissimo, abbiamo vinto molto bene Daytona,
abbiamo vinto la 24 ore di Daytona, primo e secondo, abbiamo fatto primo, secondo e terzo a Sebring con una macchina che è praticamente la stessa tranne il motore. Quindi le premesse sono direi molto buone. Adesso vediamo. Abbiamo poche squadre perché siamo più bravi a fare le macchine che a venderle, ma pensiamo di, insomma, di averle scelte bene queste squadre. Molto esaustivo, e quindi abbiamo cominciato a capire bene di cosa stiamo parlando, di quale mezzo avrà a disposizione Cetilar Villorba Corse. Ebbene, adesso la parola ai colleghi della stampa, perché naturalmente avranno molto da chiedere, anche se tanto è stato detto sull'intero Italia Spirit of Le Mans. Quindi sono tutti quanti a vostra disposizione, mi permetto di dire anche lo stesso ingegner Dallara, l'ingegner Vignaca e tutto il team. Quindi chi ha delle curiosità ulteriormente oppure degli approfondimenti da fare può farlo tranquillamente. Sono stati prego, prego. Se ti avvicini ti do anche nome. Sì, nome. Sì. Tra Marco Giacchi di Pardo, che è una rivista di Torino, che è anche un sito dedicato al automobilismo sportivo. Quindi due domande in verità. Una per il Giro Dallara e questa: se da un punto di vista industriale lei ci vede un allargamento di mercato, un allargamento diciamo di business, quindi l'ingresso in un settore nuovo, quindi un'azienda che produce ha un suo mercato, quindi la domanda è se questa iniziativa la vede anche come imprenditore in termini di allargamento di mercato. La seconda tecnica, ingegner Pignacca, e se non sbaglio tutte diciamo, le vostre vetture fino ad ora sono sostanzialmente a ruote scoperte. Quindi la domanda è che tipo di difficoltà, che tipo di novità, che tipo di problematiche vi siete trovati ad affrontare in una vettura a ruote coperte. Grazie. Ecco, grazie all'ingegnere Giacchi di Paddock, che tra l'altro è anche un tecnico, quindi ha fatto delle domande molto a ragion veduta. Prego, ingegnere. Allora, la ragione che ci ha spinto a farle essenzialmente è di tornare